Questa sera in Imprese Possibili parleremo di servizi per l'industria petrolifera. Qui con noi per parlarcene do il benvenuto al dottore Iuri Siface, country manager di Amspec Italia. Buonasera. Buonasera. Allora, partiamo dalla storia di questa azienda. Quando nasce e dove? E poi come si sviluppa? L'azienda nasce nel 1986 negli Stati Uniti e quest'anno infatti si festeggia il 35esimo anniversario. E dopo lunghi anni l'azienda ha deciso di sbarcare in Europa, precisamente nel 2017, e come primo approdo sono sbarcati in Italia. Non da tantissimo, quindi. Come mai si è presa questa decisione? Perché si era sviluppato un sufficiente know-how per poter anche dedicarsi a altre nazioni, altre zone del mondo, e quindi gli investitori hanno visto nel mercato europeo, e non solo, perché poi abbiamo aperto anche uffici e laboratori presso il Middle East o in West Africa, quindi hanno visto possibilità di crescita e di espansione anche in nuovi territori. Ecco, quindi il vostro core business ad oggi dove si trova e in cosa consiste effettivamente? Allora, il nostro core business è fornire appunto servizi all'industria petrolifera, quindi società petrolifere, società di trading hanno necessità di avere dei tecnici altamente qualificati che si rechino a bordo fondamentalmente delle navi da trasporto, perché le merci petrolifere vengono trasportate prevalentemente tramite navi da carico, di personale che va da bordo di queste navi e ne certifichi la quantità e la qualità. Sostanzialmente noi interveniamo come ispettori indipendenti per conto dei clienti che ci nominano al fine di garantire che i loro interessi siano rispettati al 100% e in modo del tutto indipendente. In questo modo noi misuriamo le prodotti che esitano verso l'Italia e anche la loro qualità presso i nostri laboratori chimici. Ecco, quindi oltre ad esservi sviluppati in Italia e in Europa, so che siete partiti da zero anche in altri paesi, quali sono? Allora, in altri paesi abbiamo Paesi Bassi, quindi abbiamo aperto ad Amsterdam, ad Anversa, a Rotterdam, poi siamo in Spagna, quindi Algeciras, Huelva, Barcellona siamo anche in Inghilterra, a Pembroke. Dopodiché ci siamo spostati in West Africa, quindi tutta la parte, diciamo, appunto, che si affaccia sull'Atlantico, e in Middle East, che Middle East, diciamo che zona Abu Dhabi, Jebel Ali sono le zone dove si sta espandendo maggiormente anche da parte di società petrolifere italiane il mercato. Ecco, qual è il vostro cliente tipo? Il nostro cliente tipo è una società petrolifera, come potrebbe essere l'ENI. I nostri clienti sono appunto società che hanno necessità di tecnici che vadano sul posto, che sia una raffineria, che sia un deposito costiero, sia appunto una nave, e che garantisca loro che il prodotto che stanno movimentando rimanga integro sia nella propria quantità che nella propria qualità. Ecco, i servizi che effettivamente offrite sono due. Quali sono? Allora, noi lavoriamo nel campo del... In inglese l'acronimo è TIC, Testing, Inspection and Certification. Quindi fondamentalmente noi ispezioniamo e poi certifichiamo. Quindi di fatto noi emettiamo delle certificazioni sulla quantità e sulla qualità delle merci. Questo avviene non solo a bordo nave, ma certifichiamo anche i prodotti nei punti vendita, quindi direttamente al consumo, il cosiddetto retail. Li certifichiamo anche presso a bordo di autobotti, presso treni che scaricano ad esempio gas, presso installazioni. Quindi normalmente noi certifichiamo soprattutto la qualità della merce, in modo tale che questa rispetti dei parametri, dei vincoli sia di legge che vincoli commerciali di contrattazione tra le parti. Ecco, in un lavoro come il vostro, quanta competizione c'è? Allora, la competizione è molto forte e in Italia in modo particolare, perché il mercato è stato molto florido negli anni, ultimamente soffre ovviamente una flessione legata al periodo, ma in Italia si sono sviluppate tantissime aziende, non solo major, le cosiddette major come potremmo essere noi, anche se noi siamo gli ultimi arrivati, quindi più giovani, ma anche società più locali, anche a conduzione familiare, che rendono il panorama sicuramente più ricco e quindi anche la competizione molto più forte. E quindi la domanda mi viene ovviamente spontanea: come fate a resistere a questa competizione e ad essere unici? Sul resistere ritengo che la forza di questo gruppo sia stata quella di andare a, tra virgolette, reclutare, cioè prendere i talenti migliori delle varie aziende che già erano insite sul territorio, per creare una sorta di, che io chiamo, non so, un all-star team, cioè persone che abbiano già un'esperienza abbastanza vasta, quindi un know-how forte per poter supportare i clienti,
ma con un'età media non troppo alta, in modo tale da mantenere ancora quella carica, perché essendo un lavoro molto dinamico, operativo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ci vuole flessibilità, freschezza, dinamismo, non sempre facile trovarla, e dare anche la carica giusta, il supporto giusto al cliente necessita di un team formato ma ancora fortemente motivato. Quindi immagino che la selezione del personale sia importante. La selezione è molto importante, al punto che di fatto noi cerchiamo di gestire le assunzioni, il reclutamento, senza utilizzare le cosiddette human resources, ma cerchiamo di andare noi stessi sul territorio a cercare le persone, intervistarle, vedere qual è la loro carica, il loro dinamismo, il loro sapere, ovviamente. Perché la forza è anche tenere un'azienda che non abbia troppi livelli gerarchici, ma che sia molto aderente al lavoro che esprime, che svolge sul campo. Quindi la comunicazione è molto diretta, quello che immagino. Fondamentale, la comunicazione è fondamentale, sia verso i clienti che al nostro interno, e quindi sia molto diretta. E il vostro team che età media ha? Diciamo che ultimamente ci aggiriamo intorno ai 38-40 anni come età media, che è bassa rispetto alla norma, anche se rispetto ai livelli europei siamo ancora abbastanza avanti. Però diciamo che secondo me stiamo raggiungendo un buon mix, stiamo anche assumendo molte persone più giovani nell'ultimo anno soprattutto, e le stiamo introducendo nel mondo del lavoro, e quindi credo che riusciremo a abbassarla. Che riscontri avete dalle assunzioni dei giovani? I riscontri sono positivissimi, perché c'è tantissimo entusiasmo di poter lavorare. Ovviamente all'interno dell'azienda ci sono anche figure senior, ovviamente, che danno guida a questi giovani che entrano, perché appunto non solo dal punto di vista formativo tecnico, ma anche dal punto di vista dell'approccio sulle problematiche. È un lavoro che è basato molto anche sull'esperienza che uno ha svolto negli ovviamente anni. Diciamo che comunque 30-40 anni non sono pochissimi, però diciamo è il giusto per avere un po' di esperienza e mantenere quel dinamismo che serve. Sì, secondo me è proprio il giusto mix. E quindi parliamo un po' dei punti di forza di questa azienda. Quali sono? Cosa rappresenta questa azienda? Allora, il punto di forza sono fondamentalmente due. Un forte network, una forte sinergia tra le varie affiliate che concorrono a seguire la transizione dei prodotti che possono, non so, essere caricati su una nave in Spagna ed essere scaricati in Italia. Questa forte sinergia, questo forte network permette di seguire l'integrità della merce, come dire, garantire la custodia di questa merce sempre in perfetto, sempre rispettando perfettamente la sua qualità. Quindi garantendo al cliente, come dire, un angelo custode sulla loro merce, potremmo dire in questo modo, questa forte sinergia tra le nazioni. Poi particolarmente per la affiliata italiana, credo che aver costruito un centro di comunicazione e di coordinamento verso i clienti, quindi un costante supporto a ogni ora, in qualsiasi momento, per qualsiasi problematica, credo che ci abbia dato quella tu che magari a qualche competitor ancora manca e che ci sta facendo la differenza in questo periodo e che cerchiamo sempre di mantenere al massimo della sua efficacia. Ecco, ma un'azienda dinamica come la vostra, come ha affrontato la crisi? Perché io immagino che in realtà, secondo me, da come immagino, non avrete avuto grandissimi problemi. Allora, al di là dei problemi umani delle singole persone, perché ovviamente anche noi siamo dovuti ricorrere al lavoro agile in molti casi, ma non così come in altre aziende, perché chiaramente svolgendo un lavoro operativo presso siti, terminali, raffinerie e presso i nostri laboratori chimici abbiamo sempre dovuto mantenere una forte presenza, ovviamente con una serie di linee guida da rispettare. Avendo un forte centro di comunicazione, avendo una forte, come dire, spinta a comunicare col cliente, devo dire che abbiamo avuto invece una crescita da questo punto di vista, sia perché l'azienda giovane aveva proprio in questo periodo una spinta, una forza propulsiva dovuta proprio alla giovane età, quindi al dover emergere in un mercato fortemente competitivo, sia perché facendo appunto leva su questa forte componente comunicativa ci ha permesso di mantenere in continuo contatto la nostra azienda con i clienti e quindi non perdere di vista le situazioni del mercato anche in un momento difficile. Abbiamo anche organizzato momenti ludici con i clienti proprio perché non era più possibile fare visite commerciali, andare presso di loro, siccome erano tutti a svolgere perché il proprio lavoro. Quali sono questi momenti ludici? Abbiamo ad esempio organizzato un cocktail contest party che ci ha permesso di radunare vari clienti, ognuno a casa propria, consegnando a loro un kit per produrre dei cocktail a casa propria e tutti collegati in videoconferenza. È stato un momento molto divertente perché ognuno doveva provare a creare il proprio cocktail e poi assaggiarlo e condividerlo poi con tutta la platea dei clienti. Che riscontri avete avuto e soprattutto ad oggi ne fate ancora oppure avendo ripreso la vita normale? Allora, ovviamente la consuetudine di tornare un attimo alle vecchie usanze che preferiamo, certo, ci ha permesso di poter tornare, anche se non in misura ancora maggioritaria, a poter incontrare certi clienti, organizzare degli eventi.
abbiamo organizzato eventi a Roma, serate, quindi diciamo che siamo un'azienda che è fortemente proiettata proprio anche nell'intrattenere i clienti parlando di lavoro, ma anche comunque creando una relazione umana. Dopodiché certi eventi che abbiamo, come dire, sperimentato in epoca Covid, non è detto che non li possiamo ripetere, perché comunque hanno avuto un riscontro tutto sommato positivo. Bene, allora rimaniamo in attesa dei prossimi eventi ludici con, esatto, i clienti. Va bene. E per concludere, quali sono i vostri progetti futuri? Allora, il nostro progetto futuro è un progetto che è già partito, esistente, ma che chiaramente vorremmo sviluppare ancora. È un progetto che abbiamo con l'Università di Genova e precisamente col Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale. Abbiamo aperto un piccolo laboratorio all'interno dell'università, piccolo che però in realtà sta già dando dei grossi risultati, non solo in termini sperimentali, quindi di analisi, ma anche perché ci serve un po' da incubatore per nuove risorse. Abbiamo effettivamente assunto nuovi neolaureati provenienti dall'Università di Genova, già nei nostri laboratori, e in questo laboratorio di Genova vorremmo ampliarlo ancora per poterci dedicare a certe borse di studio che abbiano come focus, come oggetto, la transizione energetica. Quindi tutte quelle forme di approvvigionamento energetico, quali possono essere l'idrogeno o il gas naturale, potrebbero essere oggetto di borsa e quindi borsa di studio, e quindi poter essere anche una sviluppata a livello sperimentale nei laboratori. Questo Bene, è un po' allora, il nostro progetto. Io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Grazie e le auguro buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie a lei. Dunque al dottor Yuri Siface, country manager e legale rappresentante di Anspec Italia di Ro. Grazie e ci vediamo nella prossima puntata. Buonasera.